Tutto potrebbe essere. Come stai già No, beh, nel clima no, però diciamo che se mai dovessi giocare dall'inizio, sono carico, sì, come ogni partita sono carico, non è che ho più motivi per essere più carico, cioè infine sono sempre carico al 1000%. Magari ti senti più responsabilità, magari perché proprio arrivi dall'inizio, perché hai lasciato un ricordo proprio gli ultimi minuti del bar della guerra, sono i minuti tuoi, no? Quindi si riparte da lì da quella cosa. È un punto di forza o può essere anche una cosa perché ci si aspetta che faccia chissà cosa, visto che ti vediamo? Beh, di sicuro. Sicuramente se si aspetta magari i tifosi, è normale che si aspettano qualcosa di... Si spera più che altro che succeda come con Cittadella, lo spero soprattutto anch'io, ma soprattutto per la squadra, però comunque io devo cercare di fare il meglio che posso e dimostrare che posso far bene anche dall'inizio e che insomma speriamo di vincere, quello è la cosa più importante. Sì. Ecco, anche perché avete il centrocampista, voi avete un compito, guardi, non fa sia le punte che il centrocampista. No, diciamo che col Crotone, insomma, se la Marietta si era messa in un modo, siamo riusciti ad andare in vantaggio e da lì abbiamo iniziato a soffrire perché comunque loro hanno iniziato ad attaccare. Poi dopo comunque avevamo, diciamo, il compito di ripartire con la partita, diciamo, difendere e poi riattaccare, solo che dopo l'espulsione appunto... restando in 10 siamo tutti schiacciati e abbiamo cercato di difendere nel miglior modo possibile. Poi dopo comunque è andata bene, sono riusciti a tenere il risultato e meglio di così non poteva andare, diciamo, perché comunque vincere una partita a Crotone non è una cosa facile. La dirigenza è piaciuta molto la partita che hai fatto tu a Crotone, di sacrificio, hai fatto molto il lavoro di Granocce, hai preso anche qualche calcio. Sì, no, Madonna, io ho fatto quello che era più giusto fare, nel senso che ho cercato comunque di dare un aiuto dietro e soprattutto cercare anche di stare davanti con Pablo quando è entrato, perché poi comunque eravamo schiacciatissimi, e per cercare di ripartire magari e tenere palla più possibile lì davanti, e diciamo che è andata bene perché comunque siamo riusciti anche a ripartire qualche volta, potevamo fare anche 2-0. Però comunque abbiamo vinto e è andata da Dio così, perfetto. Che penso che in termini di auto, come non è la parola, autostima, diciamo così, è una partita che è stata importante per voi. Sì, è stato a livello di tenere un risultato tutta la partita così soffrendo, riuscire comunque a non prendere gol è comunque è bello, insomma, diciamo che quando prendi, insomma, vedi che comunque sei in difficoltà, e per tutte le squadre è così comunque, e vedi che riesci a tenere tutto il tempo e riesci a non prendere il gol, è una cosa importantissima secondo me, anche perché di cross ne abbiamo presi quanti, abbiamo preso tantissimi e di occasioni, cioè potevano essere, cioè, sono state tante per loro, quindi potenziali, diciamo. Cioè, no, potenziali, perché di concrete magari non ne hanno avute, però sono stati bravi soprattutto i difensori secondo me, che poi ovviamente la parte difensiva parte da noi, da davanti fino dietro. Teoricamente, per carità, probabilmente c'è anche Fabrizio, ma poi tre, eccetera, ti ritroverai appunto a giocare con Granocce, penso Fabrizio dietro e tu e Granocce davanti, quindi stiamo restando una situazione diversa, almeno si parte 11 contro 11 giocando in casa un altro avversario, però quantomeno come coppia offensiva siete la stessa, come ti trovi tu con Pablo? Oh, bene, Pablo... per me è veramente un bravo giocatore perché ne ha di esperienza e ne ha fatti anche tanti di gol, e comunque come movimenti pian piano comunque ci stiamo iniziando a conoscere tutti, e che comunque ovviamente con Pablo sicuramente, cioè, mi trovo a mio agio e mi trovo bene come con tutti gli altri comunque. Ti dispiace che non ci sia stata?
Beh, allora, mi dispiace tantissimo che non sia Zaza perché avevo già il cambio maglia, cavolo. Però ti posso dire la mia meglio così perché è un bellissimo, un grandissimo giocatore per me. E quindi se non c'è è meglio per noi, insomma. Tanto di modo. Anche mi dispiace non vederlo perché tanto non lo vedo, però... L'hai sentito? Sì, sì, sì. Cosa... Beh, no, no, questi ultimi giorni non l'ho sentito prima che venisse squalificato, adesso infatti volevo sentirlo... Però non penso che venga su perché tanto non ha senso. E gli dirò: mi dispiace che non ci sei perché volevo salutarti, però sono contento che sei a casa tua. Ma perché è veramente forte, secondo me. Veramente forte. Lui ha. No, no, no. Lui abbiamo fatto 6 mesi insieme perché eravamo a Castellammare. E abbiamo vissuto in casa insieme 6 mesi, ma con lui ho avuto proprio da subito un rapporto stupendo e ci sentiamo da sempre, da quando ci siamo conosciuti, ci sentiamo sempre. No, no, l'anno scorso la prima metà di campionato. Come tipo di partita? Tasco è una squadra che fa grandi colpi e la tutta la volta che sono un po' poco costante. Imprevedibile. Beh, io quel che so dell'Ascoli tanto non è cambiato tanto dall'anno scorso, no? Più o meno sono quelli giocatori a parte qualcuno. E, sì, l'anno scorso abbiamo giocato, abbiamo vinto tutte delle. No, abbiamo pareggiato e vinto noi con la squadra dell'anno scorso con la Vestabia. No, sì, con la Vestabia dico. E, sì, è una squadra particolare perché magari a volte sembra che quando attacchi sembra che sia in difficoltà, poi ma tu. Improvviso prendi il gol. È così stesso anche a noi che vincevamo 1-0, mi ricordo l'anno scorso. Inizio abbiamo tenuto un gol di Soncina, ha fatto dal nulla, come ha fatto? Un tiro, un gol ha fatto. Però è fatto 1-1, poi dopo abbiamo vinto però. Insomma, al di là di Zaza comunque hanno gente valida che possa. Sì, beh, sicuramente, secondo me. Ma non so, ti dico la verità, non so chi hanno davanti. Però. Forse dentro sono. C'hanno Soncini, sapevo di Soncini e sapevo appunto di appunto Zaza perché... Ecstasy. Ho sentito io. Potrebbe esserci da me. È vero che c'è Usman, sì. Ma lui comunque non è una punta, è più esterno. Magari cambia. Non lo so. Senti, a proposito di come vedi il tuo futuro? Tu ovviamente fai conto di restare qui, puoi giocarti le tue carte, potrebbero esserci meno spazi, ci stai pensando in altre cose? Beh, per adesso no. Se qualcuno mi dirà qualcosa, cioè non so io. Io sono come già dovevo andare, come appunto ho detto 1000 volte, già mi dicevano ma non si sa quando era il mercato ad agosto. Ah, io sono qui. Poi dopo se mi dicono guarda che c'è questa squadra di qua e di là e noi pensiamo che sia meglio, allora dico vabbè, vediamo, però se non mi dicono nulla, non nulla, nessuno che mi dice appunto di andare via oppure, cioè, no, no, sto qua, io sto a casa mia, è giusto? No, sì, vabbè, lascio, evitiamo, io non entro in merito a certe cose che non so niente anche, sinceramente. Insomma, quindi stavolta ti si chiede andare al primo invece che all'ultimo minuto? Oh. Al primo? Al primo bisogna... È difficile. Come? Sì. Ma sì, va bene, basta fare gol. Oppure, se siamo 3-0 al primo tempo e non ho fatto niente, va bene lo stesso. Ci sono tante cose da valutare, non è solo quello ovviamente, cioè, dipende da tutto, cioè, se mi chiamo una squadra importante, magari che cioè, una squadra, io non parlo ovviamente di chi è squadra, in genere una squadra importante, dici vieni qua che è importante, poi devi sentire loro, cioè loro ti dicono vai o non vai, cioè, io poi dopo quello che dico loro decido io, ovviamente sempre, non è che io dico guarda che voglio andare lì, non esiste.
vabbè, mettiamo per iscritto che non si sa mai, cioè, nel senso, se devo giocare, cioè, non si sa, quindi ovviamente se lo saprò quando sarà le 2:30 prima della partita, se sarà così sarà un evento, sì, per me prima volta titolare, ovviamente sono carico. No, sì. Ah no, a Padova? No, sempre subentrato. Sempre, sempre. Il problema sarebbe che facessi il di derby, perché veramente sarebbe una cosa, no? Eh sì, Passi il secondo piano, perché appunto giocando spezzato. Eh sì. Meglio così, no? No, meglio, sì, sì. Meglio arrivare più carico. Cusetti, sei a posto? Preso freddo a Montegallo? Sì. Grazie a tutti. Grazie.